Buongiorno ragazzi e bentornati. L'altro giorno abbiamo parlato di come incominciare a vendere su eBay e quali potrebbero essere i settori mercologici usati che possono dare dei frutti, che possono comunque iniziare a farvi vedere delle vendite. Bene, oggi parliamo della parte abbigliamento. Abbigliamento, attenzione ragazzi, è un settore molto tosto, anche nell'usato, perché l'abbigliamento è uno di quei settori che per poter dare risalto al prodotto bisogna sempre vestirlo. Perciò vestire un prodotto usato, che te lo troverete di varie taglie, è un casino. Manichino, soluzione immediata. E la scelta del materiale deve essere rivolto verso un settore che è ricercato. Quando parlo di abbigliamento usato da vendere su eBay, non parlo dell'abbigliamento comune, parlo dell'abbigliamento con una determinata fascia di ricerca. Nel senso, mi spiego meglio. Vintage, ok? Prodotti di alto target, può essere anche una borsa di Gucci di 20 anni fa. La butto là, non so se esisteva ancora Gucci, ma cioè la butto là, forse ho detto una cazzata, ma comunque avete capito quello che voglio dire. Andare a trovare prodotti vintage, prodotti particolari. Esistono negozi negli Stati Uniti che vendono prodotti vintage usati. In Italia stanno incominciando a nascere adesso. Capite che potenzialità ci sono? Però per fare questo bisogna organizzarsi. Quali sono le fonti principali che potete andare a beccare? E trovare dei buoni fornitori. Sta sempre là, ragazzi, le tecniche esistono, il sistema esiste, ok? Pian piano vi darò le dritte giuste. Sto anche istituendo dei corsi, adesso li sto creando, sul mio sito dove si può incominciare a intraprendere questo settore, settore abbigliamento, settore antiquariato, trovare materiale, incominciare a capire come funziona eBay, tecniche di vendita. E tutto quello che viene dopo. Ok, ciao ragazzi, vintage, abbigliamento, ok? Provate a immaginare, buttiamola là. Sto sparando, ma io sono convinto che se sparo in questo modo forse c'è qualcosa di vero. Immaginate di incominciare a diventare esperti del settore abbigliamento vintage, ok? E di trovare un vostro fornitore che vi dice: oh Max, senti, io ho qua una borsa di Gucci. Tu la vai a vedere, sì, una borsa di Gucci di 15 anni fa. Fai una ricerca in internet e ti rendi conto che questa borsa è stata una borsa molto particolare che l'ha vestita, che vi posso dire, la moglie di Tizio Caio, che in quel giorno era un avvenimento molto importante e questa borsa ha un valore di mercato molto alto. In Inghilterra e in Germania ci sono molti negozi di usato specializzati in determinati marchi. Parlo del settore abbigliamento. Ci sono dei negozi che mia moglie riguarda sempre, cioè sono negozi di abbigliamento dedicato soltanto alle borse, borse di marca. E sono negozi altamente specializzati, che hanno un volume d'affari molto alto. Va bene ragazzi, per oggi finisco qua. Andiamo avanti con questo argomento man mano. Lasciate tutti i commenti che volete qua sotto. Raccontatemi un po' di voi, così riusciamo a interagire insieme su questo argomento. Se vi è piaciuto il video, no, anzi, il video vi è piaciuto, lasciatemi piace, mi raccomando. Iscrivetevi al canale così rimanete aggiornati. Se qualcuno ha qualche idea, mi raccomando, scrivetemi tranquillamente, io rispondo a tutti. I commenti qua sotto, compilateli. Cioè, raccontatemi un po' di voi, ragazzi, interagiamo in questo canale. Poi per il resto io vi saluto e vi auguro buone borse usate. Ciao, alle prossime da Max.